9.000 iscritti, grazie mille a tutti di cuore. Ben 9.000 iscritti, grazie veramente, grazie di cuore, grazie agli ultimi iscritti, grazie ai primissimi, quelli che mi seguono ormai da un po' di anni, quindi veramente grazie, grazie di cuore. Grazie a tutte le persone che mettono i like, grazie a chi mi fa i complimenti in privato, grazie mille a chi mi commissiona tutte le mie varie creazioni, a chi le compra, a chi fa pubblicità, a chi condivide i miei tutorial, a chi non so cosa dire, insomma veramente grazie, grazie di cuore. È stato sofferto questo 9.000, sono sincera, non arrivava più, però adesso sono veramente veramente molto felice. Poi appunto siamo sotto Natale, siamo tutti più buoni, quindi siete stati tutti più buoni e quindi avete condiviso più tutorial probabilmente, e quindi sono stata più vista e quindi le persone si sono iscritte. Quindi a tutti voi vi ringrazio veramente di cuore per questo traguardo che senza di voi non potrei festeggiare. Cosa andiamo a realizzare quest'oggi? Siamo sempre nel tema natalizio e andremo a realizzare degli orecchini. No, non sono quelli che ho addosso, questi sono una tipologia fatta l'anno scorso, vi consiglio, anzi vi lascio qui sopra il link per andare a vederli e presto li troverete anche su Instagram in vendita, ci saranno diverse colorazioni. Andremo invece a creare insieme degli orecchini, questi qua, guardate che carini, pupazzo di neve. Anche questi veramente molto semplici, molto molto veloci da realizzare, e a me sono piaciuti molto, mi sono divertita molto a realizzarli e sicuramente li metterò per i giorni in cui andrò a lavorare e insieme ad altre varie mi alternerò con altre tipologie, appunto con l'angioletto che ho fatto oppure con l'alberello di Natale che avevo fatto l'anno scorso. Andate a vedere pure la playlist e vedrete tutte le varie creazioni che sto nominando, insomma, che sono comunque molto semplici da realizzare. Detto questo, non mi resta altro che lasciarvi al tutorial, ma come sempre, dubbi, domande, richieste, qualcosa non è chiaro, potete scrivermi qui sotto, sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram, mi raccomando seguitemi. Se il video vi è piaciuto mi raccomando tantissimi pollicini all'insù e condividete il video più non posso, così il canale crescerà sempre di più. Adesso toccherà puntare alla cifra super tonda, i 10.000. Infine, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi auguro una bellissima serata e un piacevole periodo natalizio. Un bacio, alla prossima! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci serviranno delle perline. In questo caso qui io ho preso un mix di perle da filiforme proprio per sbizzarrirmi riguardo la grandezza. Ce ne sono, come potete vedere, dalle più piccoline a quelle belle grandi. Noi andremo a utilizzare per questo progetto quelle da 12 mm e da 10 mm. Poi serviranno inoltre delle perle nere da 8 mm, io le ho prese su Abiperline e queste è onice nero. E dopo serviranno degli anellini piatti, questi sono praticamente, come potete vedere, hanno un foro all'interno molto molto largo e sono da 9 mm come grandezza e il colore ovviamente è il nero. Poi serviranno due chiodini a base piatta, due monachelle, del filo in alluminio color rosso, questo è da 0,8 mm di spessore, e poi infine le pinze, i ferri del mestiere. Iniziamo prendendo la perlina, quella più grande, nel nostro caso quella da 12 mm, e andiamo a inserirci il chiodino a base piatta. Ok, adesso una volta che abbiamo inserito la perlina, lo mettiamo un attimino da parte e andiamo a prendere il filo in alluminio rosso. Tagliamo un pezzetto, ok, e adesso andiamo a metterlo su. Aspettate che mi scappa. Allora, fate così. Quindi incrociamo il filo in questa maniera.
fate un altro giro con uno e un altro giro con l'altro. Ovviamente in questi casi vi aiutate poi con la pinza per avvicinare il tutto, vedete? In questo modo. E se volete potete aiutarvi anche a tirare bene. Ecco fatto. Adesso, una volta che vi siete avvicinati, andate a, sempre con l'aiuto della pinza, andate a farli su così, su se stessi. Vedete, questo deve essere il risultato. Lo appoggiate un pochino più vicino alla perla e il pezzettino in eccesso lo andate a tagliare. Ecco fatto. Adesso andate a inserire l'altra perla, quella più piccolina, schiacciate bene, prendiamo la base piatta, l'anellino di prima, ok, lo mettete così, libero, e sopra andate a inserirci l'altra perlina in questa maniera. Tenete bello schiacciato tutto, mi raccomando. Col tronchesino andiamo a togliere il pezzo in eccesso del nostro chiodino e poi andiamo a fare una asolina. E voilà! Il nostro pupazzo di neve è pronto. Ora andiamo a inserire la monachella. Ed ecco fatto. Ovviamente la sciarpetta potete, se volete, farla anche un po' più corta, un po' più lunga, come volete. Al posto della sciarpetta potete anche mettere le manine, insomma veramente sbizzarritevi. Adesso stesso identico procedimento, andremo a fare anche l'altro orecchino. Ed ecco fatto, abbiamo fatto anche il secondo orecchino e quindi i nostri pupazzetti di neve sono pronti per essere indossate. Come avete potuto vedere è veramente molto semplice, non ci vuole assolutamente niente, inserire delle perline dalla più grande alla più piccolina, diciamo a scala, ok? E dopo appunto ci siamo sbizzarriti mettendo la sciarpetta. Come vi ho detto prima, al posto della sciarpa potete sempre usare un filo di ferro o un filo sempre di rame o di alluminio, magari di un altro colore, per fare le manine. Insomma, sbizzarritevi con le idee. Io ho fatto anche, visto che c'ero, una versione più grande per un ciondolo, ovviamente usando, ecco qua, usando delle perle più grandi. Questo sarà il ciondolo di una collana natalizia, fatto con lo stesso identico procedimento dei nostri orecchini. Io spero quindi che l'idea vi sia piaciuta e spero che sia tutto chiaro, ma come sempre, dubbi, domande, richieste, qualcosa non lo fosse, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, se il video vi piace mettete tantissimi tantissimi pollicini all'insù e condividete il video in tutti i vostri social, perché a voi non costa nulla e per me è molto molto importante affinché il canale cresca. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima, un bacio, ciao!